pronta. Com'è? Pronto? Devo portare la chitarra perché tu mi avevi detto che c'era un chitarrista, quindi voglio fare qualche intervista. Parliamo del rapporto uomo-donna. No, profili falsi su Facebook, visto che parliamo del libro. Parliamo del libro. Parliamo del libro, il libro è un libro, è un fantasy, però è anche un libro storico, quindi diciamo a due livelli di lettura. Lui è l'autore, è un dentista, una persona quindi molto impegnata nel suo lavoro, che però ha una grande passione per la cultura. Oggi purtroppo c'è questa commistione, purtroppo per fortuna c'è questa commistione di ruoli, no? Molto spesso un medico si mette a fare un presentatore, no? La gente immobiliare si mette a fare un musicista. C'è Raffaella Carrà, che è eccezionale, eh? Prossimamente sugli schermi della televisione Sorrentina. E quindi lui ha deciso di, aveva sempre questa grande passione per la storia di Napoli, ha deciso di scrivere un libro che fosse un libro della storia di Napoli, quindi partire dal Medioevo e raccontare una storia che va avanti per 2000 anni, una storia di una lotta per appropriarsi di una reliquia millenaria, di una reliquia segreta in cui i Templari, questo gruppo, questa setta di cavalieri e la Chiesa combattono per ottenerla, e proprio poi arrivano ai giorni nostri dove incappano in questo dentista che poi è proprio lui il protagonista, che cerca di risolvere questo enigma. Quindi in 30 minuti, scusate, in 30 ore si svolge tutta la storia, quindi una storia che ha un livello di lettura, di fantasy, di thriller, però, sì, però è anche una storia per certi versi profonda, perché ci permette di fare un excursus nella Napoli, nella storia di Napoli, tant'è vero che è stato anche scelto per partecipare al premio Napoli Time, questo libro, che è un premio che è dedicato ai ragazzi delle scuole, quindi questi libri, tra cui anche il libro di Tullio De Piscopo, che ha anche avuto occasione di presentare alla libreria Tasso, questi ragazzi hanno modo di leggere dei libri che sono anche degli stimoli per lo studio, per l'approfondimento culturale. E voglio approfittare di avere il microfono e di avere qualche minuto per invitarvi anche a una raccolta di beneficenza che stiamo facendo domenica sera al Teatro Sant'Antonino, qui alla Cattedrale di Sorrento. Faremo una raccolta fondi per l'ABIO. L'ABIO è l'Associazione Bambini in Ospedale, che ha una sede in 150 città d'Italia, tra cui anche Castellammare, dove io lavoro in pediatria. E l'ABIO ha lo scopo di rendere più piacevole il soggiorno in ospedale dei bambini, portando loro giocattoli, libri, intrattenendoli, magari distraendoli mentre fanno delle pratiche dolorose come un prelievo di sangue o una puntura, oppure tenendo compagnia ai bambini, dando la possibilità alle mamme magari di andare a casa a farsi una doccia o di andarsi a fumare una sigaretta anche se non fa bene, o a bersi un caffè. Quindi questa azione delle volontarie è molto importante per rendere più umano il soggiorno dei bambini. Noi quindi comprando questo biglietto che costa 10 euro sosteniamo, andrà a favore dell'ABIO. Chi comprerà il biglietto avrà in omaggio il simbolo della giornata, che è un cestino di pere Williams, quindi anche un messaggio di salute, perché la frutta fa bene, e vedrà uno spettacolo molto bello che è stato generosamente messo a disposizione domenica sera dal gruppo di Raffaella Pandolfi, l'associazione Dance Studio, con Raffaella Pandolfi e Rossella Castellano. Chi di voi le ha viste lavorare, sono veramente delle professioniste di eccellenza della nostra realtà territoriale, e quindi ci godremo dalle 7:30 alle 8:30 uno spettacolo bellissimo e faremo un'opera di beneficenza. Quindi chi di voi vuole acquistare questo biglietto sicuramente farà una cosa buona, oppure vuole promuovere questa iniziativa, vi saremo grati. Vogliamo adesso cosa facciamo? Canterà una canzone, ci fa un balletto. A questo mi hai dato agio di parlare di un'altra cosa. Abbiamo un progetto di fare una festa di fine estate in Gigi Maresca, e quindi però poi vi informeremo anche su questo. Mi sa con praticamente questa festa vedrà tre ospiti d'eccezione, la nipote e i parenti degli artisti famosi. Verrà la nipote adottiva di Marisa Laurito, che è una ragazza cinese molto dolce, Marisa Laurito. Verrà la cugina napoletana di Antonella Clerici, che si chiama Antonella Pulici, e poi verrà Raffaella Cara, che è la sorella gemella separata alla nascita di Raffaella Carrà. E questi personaggi arriveranno a questa festa, però sede e data saranno una sorpresa. L'ho preso adesso. Bene.